E dovrebbe essere alle 9, 8 e tre quarti, 9. Di solito ci colleghiamo sempre alle 8 e mezza, in modo che diamo la possibilità a tutti di collegarsi. Facciamo le prove con lo schermo e dopo si parte. E abbiamo fatto la prima sera abbiamo cominciato a collegarci verso le 9, dopo abbiamo finito che era mezzanotte, allora per evitare questa cosa qua iniziamo fin È un prestino. problema di voi giovani, noi chiudiamo prima, eh. Sì, Voi andate a quegli orari lì, noi chiudiamo prima. Alle altre serate i temi cos'erano? abbiamo fatto una serata con John Deere e con Bassan praticamente sull'agricoltura 4.0. Una serata l'abbiamo fatta l'ultima, quella sul bio. Poi abbiamo fatto una serata sull'agricoltura 4.0 con i ragazzi che spiegavano le loro esperienze di campo. Avevamo avuto Cestaro e Dallara che ci hanno fatto vedere come utilizzano le strumentazioni sui loro trattori, i dati di campo. E adesso questa sera abbiamo la serata con Gianluca dedicata un po' a tutto quello che è l'aspetto delle colture estensive. Fitofarmaci, revoche, deroghe, tutto quello che è un po' anche un discorso che ci tocca da vicino. E dovrebbe essere in teoria l'ultima serata questa. In verità, per il momento, diciamo, sarà così. Poi ci prendiamo, penso, un 15-20 giorni di pausa che dobbiamo fare un consiglio provinciale per il rinnovo carichi e rinnovo iscrizioni. E dopodiché ne dovremmo ripetere, penso ne faremo un altro uno o due. Sicuramente uno lo ripeteremo con l'Università di Padova sulla scia dell'ultimo che abbiamo fatto mercoledì, col professor Zanin che ci ha dato disponibilità per fare la seconda parte. E dopo vediamo in consiglio provinciale quali altri argomenti decidiamo in sede di consiglio e poi ne facciamo qualcun altro, giusto per arrivare un po' al bel tempo, alla buona stagione. Alla primavera poi si parte. Esatto, sperando che parta perché qua, mamma mia, c'è pioggia anche domani. Sì, pare di sì. Pare sì, la prossima settimana freddo. Magari durasse fino a metà marzo, così stiamo tutti buoni e tranquilli. Ma non si riesce anche a lavorare comunque, se Sì. sta bello freddo, se ne fanno dei lavori. Se piove invece si fa niente. Almeno se sta un po' di ghiaccio si può continuare a fare qualcosina. Vedremo. Quest'anno proprio non ci aiuta niente. Ok, Non siamo aiutati. Vediamo qua. dai. Ok, dai, ci si Sono un po' di. ritrova più tardi, allora fra un po'. Sì, in teoria dovremmo partire. Allora, vedo ancora pochi collegati rispetto a quelli che mi avevano chiesto la partecipazione, quindi do un altri 20 minuti buoni di tempo Ok, per dai. collegarmi. E Mi vediamo pare. poi. Ok. Va bene. Ciao, ciao. Ciao Gisto, ciao Massimo, Giovan Battista, Ciao Claudio. ciao, ciao ragazzi, Ciao, ciao. visto Ciao che, Claudio. ciao, ciao, ragazzi, visto che vi becco qua ne approfitto subito, allora adesso questo è l'ultimo incontro che facciamo come webinar per il momento e ho intenzione di fare un consiglio provinciale non la prossima settimana, quella dopo. Comunque vi arriverà convocazione via mail. E così nell'occasione magari decidiamo un altro argomento o due da proporre come webinar, giusto per arrivare alla primavera. E così dopo vi lascio lavorare un po' per un pochino, giusto il tempo delle semine, dei concimi, eh?
E in più così parleremo del rinnovo cariche, scusate, rinnovo iscrizioni per il 2021, che quest'anno avrà tariffa di 20 euro. Ci dovremo mettere un attimo d'accordo come fare per le iscrizioni. Ha vinto Rovigo. Cosa? Ha vinto Rovigo con la sua politica. Esatto, ha vinto Rovigo. È stato fatto un po' di pressing, un leggero pressing, io non c'entro però, nulla. Però il fine è questo. Grande risultato. Diciamo che più di qualcuno ha detto, ah, cosa vuoi che sia, pagare 40 euro? Sì, poi intanto però li abbiamo sistemati e va bene così. Già. E quindi ecco, sì, ci metteremo magari d'accordo sulle modalità. Per quanto riguarda l'iscrizione, al di là del versamento della quota, quest'anno l'iscrizione dovrebbe essere facilitata. Ci sarà un link al quale accedere, che ve lo manderò via mail, e semplicemente compilate il form che vi viene fuori, cliccando sul link voi siete belli che iscritti a posto e non avete più nessun tipo di problema. Poi dopo, per i soldini, vediamo come arrangiarci, chiederemo magari agli uffici zona che ci diano una mano, se non si potrà, ecco, vederci di persona, e faremo così, insomma, dai, qualcosina, in una qualche maniera ci arrangiamo. Un IBAN, un PayPal, Claudio? Vediamo, mi voglio un attimo confrontare anche col direttore, perché sì, ci dia una soluzione, poi dopo ne parliamo in sede di consiglio provinciale, così valutiamo tutte le cose che siano il meno impegnative e il più veloci possibile, così siamo perfetti. E limitiamo gli spostamenti, così siamo contenti tutti quanti. Ciao Marco. Ciao Marco, aspetta che si sta ancora collegando. Vediamo, eccolo qua, ciao Marco. Ciao a tutti. Come andiamo, tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Bene, bene Marco, Mauro. Allora, stavo dicendo anche agli altri, questo è, diciamo, il webinar che chiude questo ciclo, no, di incontri serali, però tra, non la prossima settimana, quella dopo ancora, facciamo il nostro consiglio provinciale di Anga, dove parliamo un attimo delle ultime cose accadute, facciamo un po' il punto della situazione e valutiamo magari qualche altro argomentino per portarci alla primavera e trovarci qualche sera di nuovo così. E parliamo del rinnovo rinnovo iscrizioni. Ce l'ho su con rinnovo cariche, non voglio più fare il presidente, probabilmente, non lo so, oppure cioè, sento l'avvicinarsi lo scadere del mio mandato che è appena iniziato, ma ecco, vediamo un pochettino di cose. E in più sarà anche l'occasione, insomma, per farci una chiacchierata tutti insieme tra noi giovani. Quindi decideremo un po', ecco, le attività da fare e poi magari mi piacerebbe, ecco, raccogliere qualche idea da voi su argomenti che vi possono interessare per altri eventuali webinar serali e magari anche qualche idea per l'estate che, insomma, volendo magari ci potrà lasciare campo per trovarci un attimo e salutarci di persona. E adesso questa sera abbiamo il nostro Gianluca che ci farà la sua presentazione. Sarà la prima parte, come al solito, dedicata alla presentazione, poi la parte di dibattito. Sto aspettando che si colleghino un po' di persone, perché di tutti quelli che mi hanno richiesto di collegarsi non ce n'è neanche uno adesso, quindi vabbè che c'era scritto 8:15, quindi in verità noi abbiamo sempre, c'è anche Gianluca collegato, tra l'altro adesso gli mando un messaggio. E manca ancora qualche minuto forse.
Adesso. Allora, vediamo qua. Stasera pensavo di far parlare anche Bordina. Visto che parliamo di... Allora. Eccolo qua Gianluca. Eccolo in arrivo. Caro Gianluca. Aspetta che parto. Eccolo. Oh. Allora. Sei pronto? Pronto. Come siamo messi? Ma siamo messi, siamo senta. No, pronto, ma sì, dai, a fare due chiacchiere. Mi piacerebbe tanto fare un po' di considerazione con gli altri, anche perché le culture che parlo stasera ti lega il 99% delle persone. Boh, per cui anche dai. Infatti mi sa che ci sarà una buona partecipazione, perché di mail ne ho ricevute parecchie con il link. Buonasera. Quindi ecco, dovrebbe esserci un discreto pubblico, una discreta platea. Vediamo se si collega anche Riccardo. Mitico Riccardo. So che ha voglia di parlare con te. Sì? Bene. È da oggi pomeriggio che vi state discutendo. Ah, una cosa. Allora... oggi mi sono arrivate le mail da Roma per rinnovo delle iscrizioni. Allora magari tra il prossimo martedì vi lascio in pace, quello dopo facciamo un piccolo consiglio provinciale Anga, e così ci salutiamo un po' tutti quanti, facciamo appunto la situazione. Martedì quanti ne abbiamo? Cos'è? 17? No, prossimo martedì sarebbe il 16. Quello dopo ancora. 23. Quello dopo ancora il 23, sì. Sì. Ecco, per il 23 comunque dopo vi mando la mail con convocazione e tutto. Facciamo una riunioncina nostrana, così decidiamo un attimo che cosa fare. Quote iscrizioni 2021, metodo migliore per pagamento, metodo di iscrizione nuovo, tutto attraverso link, quindi non c'è più da compilare fogli, robe, facciamo tutto telematico e siamo perfetti, e così ci risparmiamo un po' di burocrazia e più valutiamo, ecco, un po', faremo anche un po' il punto della situazione per quella che è la fase estiva, insomma, se riusciamo a buttare giù qualche idea e farci anche la proposta magari di altre due serate prima dell'arrivo della primavera inoltrata, in modo che così facciamo qualche altri due incontrini nostri e con chi vorrà essere con noi ospite delle nostre serate, ecco, e decideremo un po' gli argomenti che possono toccarvi un po' da vicino e che possiamo sviluppare. Tra l'altro ho visto che ha riscosso molto successo il fatto che comunque abbiamo dato modo di far vedere che siamo noi che sviluppiamo i nostri argomenti e secondo me dà anche un'immagine di Anga un po' diversa da quella che magari si può pensare di un gruppo giovani, no? Si fa vedere che all'interno di Anga ci sono dei ragazzi che in verità sono degli imprenditori, sono persone che hanno delle competenze e che oltre ad averle possono anche esprimerle nel migliore dei modi da veri tecnici, da veri conoscitori della materia. Quindi è un format che ho visto ha avuto un buon eco tra i nostri associati, sia di Conferricoltura che di Anga, e che tra l'altro, insomma, abbiamo visto che anche le altre province hanno tentato di replicare, quindi non è male. Anzi, molto, ma molto bene. Adesso aspettiamo un altri 5 minuti, secondo me, perché... Sì, va bene. Di solito quando iniziano sempre alle 9. Sì, infatti,
tempo che si colleghino un po' tutti quanti, che alcuni avranno ancora il boccone qua fermo, e gli diamo un attimo di tempo che si possano collegare. E l'unica cosa buona del Covid è sta qua. Che si può partecipare alle riunioni anche non in presenza. Sì. Faremo in modo di fare una cosa, quando si ritorna in presenza, comunque secondo me una parte mediatica la manteniamo sempre nelle riunioni. A parte l'età, che adesso meno fa più parte dell'hangar, bisogna guardare anche le mie età perché posso partecipare, no? Perché qua per televisione diciamo qualcosa va, qualche sera scappa via, diciamo, ma in altri momenti se ne salta, diciamo, le robe. Ah no, ma poi diventa anche un ottimo momento per fare in modo di far partecipare tutti. Quindi... No, ma effettivamente queste qua le robe importanti, sega sempre da imparare, non ho niente da dire, no? Perché ogni roba che è qualcosa di nuovo che se si mette in testa, e la preparazione che vedo gli altri è tanto del capello. È poco. Grazie, facciamo il nostro meglio. E siamo contenti di... Qualcuno ce l'avrà insegnata però. Sì, purtroppo non che... Per cui... Mi sono ancora un pratico, diciamo un'altra roba. Forza, coraggio, va ben così. Grazie, grazie mille. Vediamo qua. Allora... Vediamo. Altre due persone collegate. Si stanno collegando adesso, aspettiamo altri 5 minuti perché sono qua che clicco. Ma sì. La stanza. Oh, c'è anche il nostro Giovanni Pippa. Giovanni, fatti sentire, non ti vediamo e non ti sentiamo da una vita. Vuoi vedere che si è collegato e poi è andato via Giovanni? Ciao a Giovanni, tutti, come stai? Guarda qua. Ma tu da quella volta in Calabria, basta, sei traumatizzato. Abbastanza. Giovanni, come stai? È una vita che non ti vediamo. Sto abbastanza bene, non ci vediamo da un po'. Le altre riunioni le ho ascoltate insieme a mio papà, che adesso è qua, che si chiama Gianluigi, ed è di là che se la ride. Caro, mamma mia, bene, dai, allora adesso che hai rotto il ghiaccio, che abbiamo rivisto, sarebbe auspicabile che tu ricominciassi a partecipare un po' alle nostre riunioni. Ma ascolto insieme a quell'altro individuo là, quello là che saluta, sì, di solito usiamo lo stesso robot, insomma, lo stesso computer. Ho capito. Adesso tra 2 settimane facciamo consiglio provinciale, mi raccomando, ti arriverà a convocazione via mail. Va bene? Va bene. Dai, va bene, sì. Facciamo una bella serata tra Anghini, che è un po' che non la facciamo, così sentiamo un po' come state tutti quanti. Nel frattempo, grande nostro Giovanni, mamma mia, che roba che ha volte in Calabria.
Mai mangiato così tanto. Però ricordo ancora la frizione di quel povero furgone, secondo me. Mamma mia. Guarda, anche il buon Carlo Fonsato si è collegato. È pieno di ragazzi di Anga stasera. Ciao Carlo! Ciao, ciao. Come andiamo? Va tutto a posto, dai, te come va? Dai, tiriamo avanti, siamo qua, cerchiamo di far finta che vada sempre tutto bene. Ma qua piove, ogni 3x2, lavori in campo se ne fanno pochi. Per il momento ho sistemato tutto quello che c'era da sistemare in serra e poi si vedrà, si vedrà. Che ora abbiamo fatto? Aspettiamo un altro pochissimo e poi cominciamo. Cosa dici Gianluca? Ma sì, tanto sono da solo. Non è che devo stare qua a parlare di 3 ore. Anche perché mi piacerebbe che almeno ci fosse un po' di confronto. Anche perché quello che faccio io a casa mia o che vado a proporre in giro è diverso da quello che ognuno fa a casa sua. Ognuno ha le sue differenze, le sue tipologie di terreno, le sue pratiche agronomiche. Cioè, mi piacerebbe che fosse un confronto tra di noi. Alla fine deve essere un confronto, siamo tutti sulla stessa barca. Sì, sì, anzi, questo è una serata un po' da dibattito, da discussione, anche per fare in modo di darci un attimo di, come si dice, di raccoglimento delle idee. Ecco Francesco, sta collegando anche lui. Ciao Francesco! Si è collegato anche Luca. Dai, dai, bene, bene. Adesso tra poco dovrebbero collegarsi altri 2 o 3 sicuro. Dai, Tacchin, seduto. Come vuoi, ma non cambia niente. Dai. Come per me va bene. Allora iniziamo. Buonasera a tutti. Eccoci qua per la serata che per il momento chiude questo ciclo di serate di Anga. Questa sera relatore sarà un nostro iscritto, il perito Gianluca Bellini, che ci illustrerà un po' le linee guida sui seminativi e avremo anche modo, insieme a lui, di aprire un dibattito, una discussione in merito a ciò che si relazionerà questa sera e anche parlare un attimo di fitosanitari, prodotti in revoca, quindi un po' sarà una serata abbastanza ricca e soprattutto piena di argomenti che ci riguardano molto, ma molto da vicino nella pratica di ogni giorno. Quindi non rubo altro tempo a Gianluca e lascio a lui la parola. Grazie a tutti. Sì, buonasera. Aspetta che provo adesso a condividere lo schermo. Si vede? Sì, 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 si vede, si vede. Ok, faccio partire la presentazione, benissimo. Buonasera a tutti. Allora, questa sera quello che volevo fare insieme, dopo avendone parlato un po' con Claudio e con anche gli altri miei colleghi dell'Anga, era quello di cercare di parlarti un po' tra di noi su quello che possono essere le linee guida, la gestione tecnica delle principali colture estensive che abbiamo nelle nostre zone. Più o meno mi sono soffermato su cereali a paglia,
mais e soia. Dopo, nulla vieta che se c'è da fare qualche intervento, se c'è qualcuno di noi su bietola, quello che può essere la bietola, si può parlare, anche perché, visto che se c'è da parlare anche di possibili principi attivi in revoca, c'è un principio attivo che va a interessare anche la coltura della bietola, oltre che altre colture, che è quello del mancozeb. Bene, allora iniziamo. Parliamo di cereali a paglia. Cereali a paglia dalle nostre parti più diffusi sono frumento, frumento tenero, frumento duro ed orzo. Qui in questa slide ho praticamente messo una divisione di quello che può essere la tipologia di frumento tenero. Perché l'ho messa? Perché si sta andando sempre di più su quello che... cioè il fattore qualità, parlando anche di contratti di filiera o comunque di quello che si sente anche per la televisione, il fattore qualità è un fattore che sarà sempre più importante. L'ho messa qui tanto per far capire più o meno innanzitutto come sono suddivisi i frumenti teneri anche in base alle quotazioni che ci sono. Abbiamo visto anche stasera, non so se avete visto anche il mercato di Milano che è uscito fuori stasera, è aumentato ancora, non si sa, la soia, il mais e anche il frumento tenero. E ho messo anche degli indici qualitativi prima di iniziare a quello che può essere la questione tecnica, diciamo, di campagna. E per cui sono suddivisi in frumento di forza, i panificabili superiore panificabile, ovvero in gergo generico il rosso normale, il biscottiero. Allora, ognuno ha la sua, poi il suo utilizzo a livello diciamo molitorio, e come possiamo notare su questa tabella ci sono delle varie tipologie di caratteristiche. Per il momento sui nostri contratti o comunque quando noi andiamo dal secatoio, il punto di riferimento anche per quanto riguarda le borse merci sono le proteine e il peso specifico, che sappiamo benissimo tutti cosa sia. Qui c'è scritto 75, ma si prende sempre il riferimento per quanto riguarda quelli di forza e anche il fino e il panificabile superiori, 78 di peso specifico, non 75. Quello che salta un po' all'occhio è l'indice Chopin W, la P su L, l'indice Brabenberg e l'indice Angberg. Questi cosa sono? Questi sono indici che secondo me, spero che venga più tardi possibile, ma secondo me saranno indici qualitativi che un domani verranno fuori per la qualificazione del nostro frumento, perché è l'industria che lo richiede alle ditte stoccatrici anche per la qualità del monte che ha sul secatoio. Cosa sono questi indici? Proprio brevemente, l'indice W, intanto Chopin cos'è? È uno strumento, si dice alveografo. Praticamente cosa succede? È uno strumento che permette di misurare la qualità della nostra farina, per cui del nostro frumento. E i fattori influenzali di questa cosa sono la forza del frumento, la tenacità e l'elasticità. Praticamente è un disco, viene impastata acqua e farina, è un disco dove viene sparata dell'aria e si crea una bolla, in poche parole. L'indice viene identificato come indice W, che indica la forza fisica che serve, espressa in tempo, che serve per deformare questa bolla durante il processo di alveolazione. Okay? Maggiore è il tempo, maggiore è l'elasticità della nostra farina, per cui maggiore sarà la qualità. Mentre la P su L, come viene definita, si può scorporare in L, che indica l'estensibilità dell'impasto, espresso in millimetri, mentre la T indica la tenacità. Questo cosa serve? Questo perché poi nella fase di lievitazione gli alveoli che si creano indicano una qualità della nostra farina. Poi c'è l'indice di stabilità Brenberg, espresso in millimetri e in tempo, che indica la sollecitazione che l'impastatrice ha nella farina, e l'indice Angberg, che praticamente
in maniera grossolana, è espresso in secondi, indica il numero di caduta della milasi, ovvero della, gergo proprio grossolano, della quantità di zucchero che ha la nostra farina. Questo per farlo in maniera breve. Poi abbiamo il frumento duro, ovviamente utilizzato la maggior parte per il frumento tenero, per la panificazione, in base poi alle caratteristiche. Il frumento duro, ovviamente, la maggior parte viene utilizzato per la produzione di pasta e negli ultimi anni abbiamo avuto un incremento delle superfici. Vedi il prezzo, vedi anche grazie a una ricerca varietale dove, soprattutto nella nostra zona, in provincia di Rovigo, siamo riusciti a, negli ultimi anni, a portare a casa dei buoni quintali e anche una buona produzione a livello qualitativo. Anche qui si basa sulle proteine, sull'indice W e sulla PQL. Mentre l'orzo, in maniera, per semplificarla il più possibile, lo possiamo dividere in distico e polistico. Alla fine, uno viene utilizzato il distico, diciamo, lo si riconosce entrambi dalla tipologia di spiga. Il distico ha un minor numero di cariossidi, ma sono più pesanti, e viene utilizzato per praticamente le cariossidi, mentre il polistico viene più utilizzato per una questione di biomassa e anche per uso, diciamo, foraggero. Allora, passiamo alle nostre fasi fenologiche. Noi in questo momento siamo, dopo dipende dall'epoca di semina, siamo tra l'accestimento pieno e anche qualche frumento siamo già inizio levata. Infatti sono un po' preoccupato perché quest'anno sto vedendo in giro parecchi frumenti, soprattutto duri, molto alti, seminati presto, ci sono state le alte temperature, ci sono dei frumenti che sono molto alti. E conoscendo il nostro areale, vedendo che, vorrei parlare di varietà, ma l'80% di duro è Odisseo, non dico che l'Odisseo vado giù solo a guardarlo, però poco ci manca. Per cui sono abbastanza preoccupato perché si vedono parecchi frumenti alti. Ben venga l'abbassamento di temperatura che c'è a fine settimana, per almeno che lo si blocchi un po'. Allora, iniziamo il nostro frumento. La prima cosa che noi andiamo a fare, o che bisognerebbe, o che consiglio di andare a fare, è una concimazione di fondo. Perché? Perché a mio avviso risulta essere fondamentale per le prime fasi della nostra cultura, per far passare l'inverno bene e per portarlo a una delle fasi principali, che è quella dell'accestimento. L'accestimento cos'è? È la proliferazione del seme madre, dei figli. Praticamente è lì che si fanno la maggior parte dei quintali. È inutile che ci giriamo intorno. È matematica. Maggiore numero di culmi, maggiore è l'accestimento, maggiore numero di culmi abbiamo a metro quadro, di conseguenza maggiore numero di spighe a metro quadro. Quali sono i concimi a mio avviso? Dopo è chiaro, mi piacerebbe che durante la serata ognuno di noi dica la sua, perché siamo qui per confrontarci. Concimi che possono svolgere un buon risultato. A mio avviso vedo che negli ultimi anni ho trovato molto interessanti concimi di matrice organica, per cui amendanti o organo minerali. Questo perché? Perché quel po' di sostanza organica che noi andiamo a applicare sul terreno ha la funzione di trattenere l'umidità, ok? E per cui di mantenere e di far passare meglio le fasi invernali del nostro frumento. Importantissimo è svolgere l'attività del fosforo. Il fosforo è essenziale in queste fasi, più dell'azoto. L'azoto non serve pochissimo. Il fosforo invece è quello che dà l'energia al nostro frumento, al nostro orzo, per poter passare bene l'inverno e poter dare l'energia giusta per le fasi importanti, che sono l'accestimento e l'inizio levata.
cos'ha il fosforo però? Il fosforo di suo è che è difficilmente assimilabile, è molto, è poco mobile. Per cui se noi non facciamo una concimazione, non immettiamo del fosforo, se dobbiamo aspettare che le nostre radichette se lo vadano in cerca, staremo lì ad aspettare anni e anni perché non succederà mai. Per cui una buona concimazione a base di fosforo e una piccola parte di azoto risulta essere essenziale per la nostra cultura, fino ad arrivare ai giorni nostri dove abbiamo, come dicevo prima, frumenti che sono in fase di fine accestimento e frumenti che sono già inizio levata. E, dal 1 febbraio abbiamo visto c'è la possibilità da direttiva di nitrati di poter fare con il secondo passaggio della nostra concimazione. Questo dopo va in base azienda a azienda. Ci sono aziende che prediligono fare un primo passaggio con un nitrato ammonico, un prodotto che per cui è pronto all'uso, diciamo, ha un rilascio molto più veloce rispetto a quello che può essere un urea, che ha un rilascio molto più costante e più lento. Ci sono persone che aspettano un pochettino di più e fanno un passaggio con un lenta cessione, per cui un nitrato ammonico lenta cessione, per cui un concime con inibito, per cui con un rilascio più graduale e con una percentuale di zolfo all'interno, che male non fa per la nostra cultura a livello sanitario, ma è anche il periodo, questo, fra 15-20 giorni, per il primo passaggio per quanto riguarda il nostro trattamento, parlando di diserbi e di fungicidi. Diserbi. Allora, come su tutte le colture tradizionali che parliamo stasera, ci sono diserbi post-emergenza e diserbi pre-emergenza. Allora, diciamo che sul frumento il pre-emergenza dalle nostre parti non è molto diffuso. Ci sono ancora poche persone che lo fanno. Questo perché? Perché A, non c'è tradizione. B, ci vuole una certa conoscenza dell'utilizzo, perché sennò alla fine sono soldi buttati via. E noi ci giriamo intorno. Qua di soldi non ne girano più tanti. Se si sbaglia un trattamento, sono soldi persi e si dà. Tanto si perde del tempo. E in più si perdono dei soldi che non ce lo possiamo più permettere. Per cui un diserbo pre-emergenza ha bisogno di avere un terreno preparato a dovere alla semina e una buona condizione di umidità o in prossimità, diciamo, del nostro trattamento, del nostro utilizzo, di una precipitazione, in modo tale che attivi i principi attivi. In commercio adesso esistono non molti principi attivi per quanto riguarda il diserbo pre-emergenza. Allora, quelli che si usano di più in questo reale che vedo in giro, comunque ci sono non moltissime persone, adesso non so se fare nomi commerciali, comunque principi attivi sono, c'è un combi pack, questi sono quelli permessi che noi possiamo fare, che è triallate più diflufenican, praticamente il nome commerciale è l'Avadex Factor, Avadex più pressing, triallate Avadex e il diflufenican è il pressing. Se il terreno è preparato bene e c'è la sua buona dose di umidità, ho visto degli ottimi risultati. Questo perché? Questo cosa serve? Serve perché se tu riesci a fare un diserbo pre-emergenza, poi, in base alla tipologia di terreno, ognuno a casa sua, ai suoi terreni, ci sono delle aziende che hanno delle difficoltà, se ci sono dei periodi piovosi, ad entrare dentro più volte per fare un trattamento. E anche perché è meno invasivo per la nostra cultura. Un pre-emergenza è sempre meno invasivo di un post-emergenza perché la cultura non è presente in quel momento. Un altro principio attivo che veniva utilizzato è il pendimentalina, classico stomp. E questi sono più o meno i principi attivi che ci sono in generale per quanto riguarda il pre-emergenza frumento. Per quanto riguarda il nostro diserbo post-emergenza,
Eccoli qua, qui intanto faccio vedere. Qui il pre-emergenza va impostato prima dell'emergenza del seme o si può anche fare appena dopo, un post-emergenza precoce, viene identificato. Noi andremo sul diserbo pre-emergenza, andremo ad applicarlo tra la fase di fine accestimento e la fase di levata. Okay. Adesso qui si apre un mondo sui diserbi post-emergenza. Qui ho diviso in maniera proprio spiccia le categorie. Dicotiledoni, graminacee, qua si vede dalla foto. Secondo me una delle tipologie di erbe che sono più presenti nelle nostre zone, la veronica e la vena. Allora, in commercio esistono tanti tipologie di erbi post-emergenza che possono essere o solo per dicotiledoni o solo per graminacee o miscele che fanno entrambi. Nulla ci vieta di poter fare una miscela noi utilizzando sia un diserbo per la foglia larga che un diserbo per la foglia stretta. Allora, i diserbi più utilizzati dalle nostre zone in generale sono diserbi a base con principi attivi e tipologie di sulfolinuree, per cui sono diserbi di alta selettività. Faccio per esempio un esempio di quelli, uno di quelli più utilizzati è il tritosulfuron più il tiberuron metile, che adesso non so se, presidente, posso dire dei nomi commerciali o sono... Ma oddio, non sarebbe eticamente corretto, ma non credo che diventi un problema, ecco, quando stiamo parlando di etica. Quante volte a parte che è inutile che ci girano intorno, sono sempre quelli che girano, esatto. Quindi puoi dire sia il principio attivo che il nome commerciale, tanto penso che poi alla fine ecco. A noi non ci cambierà sicuramente nulla, perché poi dopo quando si va da rivenditore, è il rivenditore che ti dà quello che vuole lui sostanzialmente. Sì, vabbè, diciamo che alla fine non sono tantissimi. I principi attivi sono sempre quelli, c'è il tritosulfuron florazuram, che è praticamente il Biathlon 4D. Non dico la ditta, dico solo il nome commerciale, che funziona molto bene soprattutto anche per la veronica e fa solo foglia larga. Poi abbiamo il Grand Star, diciamo, che è dall'altra parte, che praticamente è il mesosulfurone. Poi ci sono le cosiddette, volgarmente, qualcuno usa le bustine, che praticamente sono altre tipologie di principio attivo, si chiama tribe, o una volta c'era il vecchio Grand Star. Per cui, come foglia larga e basta, abbiamo queste tipologie qua. E poi abbiamo dei combi pack, mi viene da pensare per esempio l'Ussar Max, che praticamente è una miscela che fa sia foglia larga che foglia stretta, dove su quel prodotto lì bisogna porre molta attenzione come una pratica, perché va utilizzato con il suo bagnante. Attenzione, quando noi andiamo ad acquistare, soprattutto parlo di diserbi, andiamo ad acquistare tipologie di prodotti dove vanno associati, e lo dice l'etichetta, al suo bagnante ben preciso. Perché? Nessuno ti obbliga di acquistarli divisi, a meno che non sia un combi pack. Però nel momento in cui tu vai a compilare il tuo quaderno di campagna e magari ometti o non hai acquistato e ti arriva un controllo, sei punibile di sanzioni. Perché? Perché non hai utilizzato quello che c'è stato scritto in etichetta, ovvero il suo bagnante. Questo mi viene da pensare come l'Ussar Max con il BioPower, come il Corum per la soia con il suo bagnante Dash, come altre tipologie di prodotti. Per cui attenzione quando acquistate i prodotti di leggere bene le etichette. Okay. Che valga per i diserbi, che valga per i fungicidi, che valga anche per gli additivanti e per gli adesivi. Dopo dirò il perché.
Per cui, dopo aver parlato un pochettino di diserbi, che quelli che possono essere foglia larga e foglia stretta, per le graminacee ci sono varie tipologie anche per le graminacee, vengono utilizzati. Attenzione, se fate diserbi, magari se avete dei frumenti un pochettino indietro, fate diserbi un po' più tardivi rispetto al solito e andate a mettere all'interno, perché ci sono varie tipologie di diserbi, andate a mettere all'interno anche diserbi che hanno una componente ormonica. Attenzione se andate a fare una soia di secondo raccolto, ok? Perché? Perché se è ravvicinato il periodo, può darsi che la soia senta e dopo ci potrebbero essere dei problemi. Per cui attenzione anche all'acquisto dei diserbi con componenti ormoniche per quanto riguarda il frumento. Qui vediamo delle tipologie di erbe che sono presenti sui nostri campi. Abbiamo la veronica, abbiamo la veccia, la stellaria, la camomilla, la matricaria, il papavero, che è bellissimo da vedere, da in macchina. Però diciamo che l'agricoltore non è molto contento di trovarsi un campo di frumenti con i papaveri. E poi abbiamo il gallium, gallium, quello che si attacca, se ne accorgiamo se andiamo a farci un giro in campagna per i frumenti sulle gambe. Abbiamo l'avena, la poa, abbiamo l'oietto e la sorchetta. Okay. Per quanto riguarda i fungicidi, okay, anche lì dobbiamo specificare bene il tipologia di fungicidi. Abbiamo la concia, che è la pellicola che riveste il seme quando noi andiamo ad acquistare un seme certificato, dove all'interno c'è un mix tra fungicida e diciamo concime da effetto starter. Permette una maggiore germinabilità del seme e protegge la coltura presumibilmente fino a fine della levata. Perché presumibilmente? Perché è chiaro che dipende dalla tipologia di concia e dipende anche dal clima che ha fatto fino ai giorni nostri. Perché? Perché se abbiamo un clima caldo e umido è facile che possa esserci l'insorgenza di septoria. Dobbiamo stare molto attenti. Anche per quanto riguarda l'orzo, anche per la rincosporiosi. Per cui anche dire io metto giù l'orzo perché è più rustico, lo concimo poco perché ho paura che vada giù, ci faccio un trattamento solo, lo porto più in là. Attenzione, perché anche l'orzo ha le sue problematiche. Questo per quanto riguarda la concia. Il controllo della malattia del seme del frumento, tenero e duro, quali mal del piede, fusariosi, carie e carbone. Per quanto riguarda i fungicidi da applicare in post emergenza, per cui sulla coltura in atto, possiamo dividere in maniera proprio semplice due tipologie di trattamenti fungicidi. Fungicidi, trattamenti su foglia e trattamenti su spiga. Allora, trattamenti su foglia per quali malattie principali? Dalle nostre parti la malattia principale è la septoria, anche se abbiamo visto che negli ultimi 2 anni, vede il clima secco che c'è stato, noi i grossi problemi che abbiamo avuto da gestire li abbiamo avuti soprattutto sulla fusariosi spiga, cosa che invece non è così, mi viene da pensare, in Francia, al nord della Francia, dove arrivano a fare anche 3 trattamenti per la septoria, clima diverso. Allora, per cui, per quanto riguarda il fungicida, trattamenti su la foglia, l'ideale, dopo ognuno a casa sua fa quello che vuole e capisco anche il numero di passaggi ripetuti, i soldi che si vanno a spendere, però purtroppo noi dobbiamo produrre parecchi quintali e di qualità, è il nostro obiettivo se dobbiamo fare del reddito. Sarebbe quello di effettuare un primo, almeno per quanto riguarda frumenti di forza e grani duri, per cui quelli più suscettibili rispetto a un semplice grano rosso. Trattamento sulla foglia, per cui sulla pianta, in concomitanza con il primo diserbo. Trattamento, pochi lo fanno, però lo reputo indispensabile, a foglia bandiera, e il trattamento sulla spiga dopo per la fusariosi.
perché era appunto fondamentale e non scontato con la foglia bandiera. Perché? Perché la foglia bandiera, che è praticamente l'ultima foglia apicale, rappresenta il maggior accumulo di quantità e di qualità del nostro frumento. È l'ultima foglia, quella che è in grado di accumulare il maggior numero di sostanze nutritive. Se noi riusciamo a mantenere quella foglia pulita, non dico che siamo a cavallo, a metà dell'opera, ma poco ci manca. Dopo è chiaro, ce lo ricordiamo benissimo tutti, il maggio di 2 anni fa, è iniziato a piovere il 5 di maggio, domenica 5, non ha smesso fino al 27-28 di maggio, temperature bassissime, lì che uno abbia fatto un trattamento, che ne abbia fatti 3, non è cambiato niente, e che nella nostra provincia è andata relativamente meglio rispetto alle altre, soprattutto sui duri. Allora, per quanto riguarda il trattamento su foglia primario, a mio avviso conviene stare un pochettino più tranquilli con il primo trattamento, nel senso utilizzare un prodottino, diciamo, buono ma semplice, perché arriviamo già da, se abbiamo preso un buon frumento con una buona concia dall'inverno, per poi utilizzare dei prodotti più performanti, più tecnici, da foglia bandiera e sulla spiga. Un trattamento semplice si intende con un triazolo, un tebuconazolo, un propiopiconazolo, per cui molecole semplici ma che ti riescono a dare una copertura buona. Mentre per quanto riguarda i trattamenti a foglia bandiera e sulla spiga, per cui per la fusariosi, li andrei a trattamenti molto più specifici. Perché? Perché rappresenta l'ultimo step per la nostra produzione di trattamento sulla spiga. Attenzione al tempo di entrata. È meglio prima rispetto che in piena fioritura, perché sono trattamenti, tutti i prodotti che sono in commercio sono prodotti preventivi, non curativi. Per cui è meglio entrare un pochettino prima, il 15-20% di entrare aperte, per cui inizio fioritura rispetto a dopo. Tempo permettendo. Tempo permettendo. Se entriamo lì riusciamo ad avere una copertura buona e a salvaguardare la nostra produzione. Dopo, come ho detto prima, se il tempo non ci dà una mano, non sappiamo cosa farci. Poi abbiamo visto 2 anni fa, temperature basse, poche ore di luce, attività pollinica quasi inesistente, quel poco di cariossidi che si sono fecondate sulla spiga, sono arrivate i primi di giugno, ci ha picchiato giù subito, perché poi non si è passato da 15 gradi a 34-35 dei primi di giugno e abbiamo perso anche quelle poche che avevamo. Nel trattamento di spiga dobbiamo stare molto attenti agli insetti che abbiamo, che possono essere la lema, gli afidi e la nostra amica Morpha alis, la cimice, che ormai l'abbiamo dappertutto. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo applicare un insetticida insieme al nostro trattamento. Poi dipende, dobbiamo sempre entrare in campagna e vedere il momento, perché sono tutti prodotti abbattenti. I prodotti che vengono utilizzati sono prodotti come la Lambda cialotrina, quest'anno è l'ultimo anno della cipermetrina, per cui sono prodotti che hanno un alto potere abbattente, ma non sono residuali. Per cui dobbiamo entrare nel momento in cui c'è la presenza del nostro insetto. Allora, come ho detto prima, ho parlato prima, ecco, la concimazione, abbiamo parlato in concimazione per la preparazione del terreno, la concimazione con la prima concimazione effettuata o con nitrato ammonico o con nitrato ammonico lente cessione con un passaggio solo. L'importante, a mio avviso, dopo ognuno usa la sua, magari dare un passaggio di azoto ma sotto forma di urea
al momento all'incirca della Botticella. Perché? Perché aumenta il nostro peso specifico e le nostre proteine, dà una maggiore qualità al nostro frumento. E dopo aver parlato di frumento, passiamo a parlare del mais, un'altra cultura importantissima. Diciamo che la superficie di mais nella provincia di Rovigo è diminuita molto, è aumentata di molto la superficie a frumento e la superficie a soia. La superficie a mais, diciamo che sono sempre quelli che le fanno. Ormai quelli che hanno la possibilità di acqua, di irrigare e hanno impostato una linea tecnica in grado di effettuare delle grandi quantità di mais per ettaro sono rimasti in pochi e sono sempre quelli che fanno. Ci sono specializzati. Diciamo che il produttore di mais in provincia di Rovigo si è specializzato, cosa che a mio avviso dovrebbe succedere su altre colture, su tutte le colture. Noi ormai siamo arrivati al punto che dobbiamo essere dei professionisti a fare anche delle colture tradizionali, non più le colture specializzate. Perché i ricavi sono quelli che sono. Se noi commettiamo un piccolo errore durante tutto il percorso, ne va a veramente a ledere la nostra economia aziendale. Per cui mais lo possiamo dividere in maniera proprio veloce in mais ibridi da trinciato e ibridi da granella, trinciato, pastone da granella. Qui si vede malissimo il ciclo biologico del mais, dove abbiamo, come su tutte le fasi fenologiche, la fase vegetativa, la P1, e la fase riproduttiva da R1 in poi, per cui dall'emissione del pennacchio. La semina. Allora, nel nostro areale, o comunque in generale, si è allungata di molto in questi anni. Abbiamo quasi di 2 mesi. Abbiamo gente che inizia a seminare i primi di marzo con semine precoci a persone che seminano ai primi di maggio. Questo perché? Perché magari hanno tipologie di terreno diverse, magari chi ha un terreno un pochettino più, come si dice da noi, forte, per cui un terreno caldo, si può spingere a seminare in maniera più anticipata rispetto a chi ha un terreno medio impasto, tendente sabbioso, che è un terreno freddo che è sì più veloce a scaldarsi, però se c'è la temperatura bassa, l'emergenza del nostro seme sarà molto, ma molto, molto difficile. Qui ho messo una tabella dove di media, questa qui non è la legge, va a indicare più o meno in base alla temperatura i giorni dell'emergenza. È chiaro che più veloce sarà il nostro mais ad emergere, maggiore vigore avrà. Come investimento ettaro, di solito va in base alla classificazione FAO del mais che noi andiamo a mettere. Tendenzialmente si spingono ad alti investimenti per i mais, diciamo, più precoci, in classe 300, 400, per poi, diciamo, abbassare un po' la densità per i nostri mais, diciamo, classe 500, 600, dei 125 giorni in su. Dopo ogni ditta sementiera ha la sua politica, come avrete visto sicuramente quando vengono a trovarvi a casa a fare i piani di semina. Comunque tendenzialmente si va dalle 7-7,2 piante al metro quadro a oltre le 10. Seminare troppo presto può essere dannoso in certi frangenti, perché l'emergenza risulterà più lenta. Ecco, aumentando il possibile danno arrecato dai volatili, problema molto grosso che ci affligge in questi ultimi anni. Vedi perché ci hanno tolto l'unico repellente che andava discretamente bene, il Mesurol. Vedi perché ci sono maggiori zone di ripopolamento. Vedi che anche, è inutile che ci siamo intorno, i cacciatori sono sempre meno, sono vecchi, sono orbi e hanno poca voglia di camminare perché c'ha la sua età, giustamente, chi glielo fa fare. Per cui il problema dei volatili è un problema sempre più presente da noi.
Per cui andare a seminare troppo presto e aspettare e avere una emergenza lenta ci pone anche questi rischi, oltre che ai problemi che possiamo avere con gli insetti che sono nel terreno in quel momento, come gli elateridi. Perché? Noi è inutile che, io quando vado a casa anche della gente, è inutile che ci raccontiamo le favole. Ci sono i geodisinfestanti. I principali che ci sono a base di teflutrin, per cui il force, lo schermo, e a base di lambda cialotrina, che è per esempio il trica. Questi sono quelli i nomi principali che ci sono da noi. Loro possono dirti che hanno aumenti la quantità in base sempre a quello che c'è scritto in etichetta. Ma questo è più concentrato? Sì, ma se il principio attivo ha quella determinata durata, ce l'ha che tu ne butti un quintale, ce l'ha che tu ne butti 5 kg. Il problema di avere un'emergenza lenta è anche di allungare il periodo e di rendere più meno duraturo il nostro geodisinfestante. In commercio, al di là del principio attivo, ci sono geodisinfettanti che hanno o solo il principio attivo di insetticida o geodisinfestanti che hanno anche una sorta di effetto starter. Attenzione a questi. Quando andate a compilare il quaderno di campagna, più che quaderno di campagna, il quaderno con cimozione, perché avendo una percentuale di azoto vanno all'interno anche dei piani di concimazione per tutto il calcolo, che solitamente sono a base di azoto, fosforo e qualcuno anche dei microelementi come lo zinco. Zinco è importantissimo, è importante come effetto starter. Per esempio il trica è un 7,35, se uno va a leggere, 7 di azoto, 35 di fosforo. Benissimo, per cui dopo aver seminato, una delle fasi più importanti per il nostro mais è il diserbo. Qui sul mais diciamo che il diserbo pre-emergenza nelle nostre zone la fa la padrona, clima permettendo. Perché? Perché anche lui ha bisogno di avere un'umidità tale che possa attivare i principi attivi. Tutto qua. Se non hai l'umidità e tu vai a dare il diserbo, loro ti possono dire, le case ti possono dire, sì, ma una retroattività di 15-20 giorni. Sì, ma se c'è un sole della Madonna, ci picchia tanto sole, vento e tutto, quei 15 giorni, 20 giorni che ha di retroattività aspettando una precipitazione, accorciano anche in base alla temperatura. E rischiamo di spendere soldi per il disarmo per emergenza per poi trovarsi le erbe infestanti quando hai il tuo mais a 3, 4, 5 foglie. Per cui bisogna stare molto attenti a utilizzare questi disermi in prossimità della raccolta, in prossimità di una precipitazione. Però danno un'alta selettività e soprattutto la pianta non ne risente. Perché il post emergenza sul mais bisogna stare molto attenti, soprattutto in base alle temperature e ai precipitivi che vengono utilizzati, soprattutto se si usa una componente armonica. Perché ci sono varietà più sensibili e varietà meno sensibili. Come diserbi per emergenza, dalle nostre parti, anche lì la stragrande maggioranza che viene usata sono due nomi commerciali. Il mesotrione e il metacror più la terbutilazina, che è praticamente in gergo nostro il Lumax, 3-4 litri a ettaro, lì dipende dalla tessitura del terreno. Se hai terreni medio in pasto, tendenti a sabbioso, stai un pochettino più basso. Se hai terreni più forti, ti puoi permettere di stare sui 4 litri. L'altro è l'altro principio attivo più utilizzato, diciamo, è, adesso dico il nome commerciale, la Dengoxtra, l'Isaxofluome.
praticamente mi ricordo quando è uscito anni e anni fa il primo Dengo, che è successo su un casino, compresa anche casa mia, perché aveva creato, c'erano stati dei problemi di dosaggio, aveva creato, aveva inchiodato il mais. Adesso negli ultimi anni si è, quando abbiamo imparato ad utilizzarlo, risulta essere un diserbo molto buono e selettivo, anche lui. Adesso c'è la nuova conformazione che è uscita fuori l'anno scorso, si va dai 0,33 ai 0,44 litri etero. Consiglio mio, al di là del fatto che la rotazione a livello agronomico è tutto su questa coltura, anche per quanto riguarda la questione di abrotica, però consiglio comunque di alternare un anno un prodotto, un anno un altro. Un altro diserbo che viene utilizzato, mi viene da pensare, è il Merlin Flex più il Dual Gold, un'altra miscelina che anche quella non va male, però ha la comodità, ha solo la scomodità di dire ho due prodotti da miscelare, ma alla fine è una cosa che non conta molto. Questi per quanto riguarda i diserbi per emergenza. Ok, facciamo una carrellata. Ovviamente le erbe principali che abbiamo sui nostri campi fanno parte sia quelle che avevamo sul frumento, ma anche in più qui abbiamo la Butylon, conosciamo tutti il nostro gergo da noi, il farinello, che questo se non andiamo a prendere come tutte le erbe in tempo, perché il diserbo post emergenza noi dobbiamo applicarlo quando le nostre erbe infestanti sono i primi stadi, perché se no non riusciamo a, dobbiamo solo toglierlo a livello meccanico, magari con passaggio di sarchio, però non è lo stesso risultato che con diserbo. Abbiamo lo stoppione, abbiamo il convolvolo, il solanium, il poligono, abbiamo l'equiseto. Ecco, l'equiseto, problema che c'è da noi, soprattutto a ridosso dei fossi, questo qui lo togli solo ed esclusivamente quando ce l'hai in campagna, con una base ormonica, perché poi nei diserbi post emergenza noi andiamo a fare praticamente delle miscele dove andiamo a utilizzare degli ormonici e i principi attivi, adesso qui di nomi commerciali ce ne sono un milione, però i principi attivi sono MCPA, dicamba puro. E se abbiamo problemi di abutilon, il mesotrione, il callisto, poi in base alle tipologie di erbe che abbiamo sul nostro campo è chiaro che lavoriamo sui dosaggi, stando molto attenti alle temperature per quanto riguarda i diserbi di componente ormonica, e stando molto attenti anche ad utilizzarli con mancanza di vento in generale e prossimità di altre colture a foglia larga, perché sennò facciamo di quei danni che meglio evitare. Per quanto riguarda le graminace, giavone e sorghetta, il principio attivo più utilizzato è il nicosulfurone. Il Ghibli è il Nicogan, quello che viene utilizzato perché ha un'alta selettività e non arreca danno alla nostra coltura. Qui è un'immagine di diserbi post emergenza, qui siamo andati, qui mi sono preso un po' un bel rischio perché diciamo che era abbastanza alto il farinello. Sono sempre stato dosi di etichetta, però ho fatto una miscela, non ho dormito per tre notti, ecco. Irrigazione, importantissima per questa cultura. Per quanto riguarda il frumento, diciamo che negli ultimi anni abbiamo visto qualche rotolone in più sul frumento. Però se devo dire la verità, andando in giro, ho visto che è stato utile solo in casi estremi, ovvero dove la nostra cultura era in veramente sofferenza e dovevamo entrare dentro a tutti i costi, se no la perdevamo. Ma in colture dove lo vedevi che si era in sofferenza, aveva la foglia bandiera, diciamo, viene detta a sigaretta, per cui è cartocciata. Per esempio, mi viene a pensare all'anno scorso, visto in generale che comunque
come quantità di frumento, nonostante la primavera molto secca che abbiamo avuto, da chi è irrigato a chi non è irrigato non è cambiato nulla. L'unica cosa che può essere cambiata è a livello sanitario, che magari chi aveva irrigato si è trovato qualche problemino in più poi rispetto a chi non aveva irrigato. Cosa ben diversa per quanto riguarda il mais. L'irrigazione è fondamentale. Chi fa mais, a mio avviso, non può non irrigare. O hai un terreno marginale, sei obbligato a una rotazione, metti un mais rustico, un classe... Allora, io ho una mia visione. I classe 200, i classe 300, dalle nostre parti, o che fai il secondo raccolto, che magari vedi in giro, e ti serve per trinciato, ma io dalle mie parti non li metterei mai. Piuttosto preferirei mettere un 400 rustico o un 500 corto a 123-125 giorni. Perché? Perché se ti va bene, becchi una pioggia, ti produce quasi come un classe 600, avendo un mais rustico. Se non ti va male, se ti va male, ti va a produrre comunque più di un 200-300, perché i 200-300 hanno un limite. I 100 quintali a ettaro è proprio il massimo per un 200-300. I 100 quintali a ettaro li raggiungi anche in anni difficili tranquillamente con un classe 400 o con un classe 500 rustico. Per cui quello che mi sento di consigliare quando vado a casa della gente è anche: hai un terreno che vuoi far mais, non è irrigo, piuttosto metti giù un 400, 120 giorni, 125 giorni, massimo un 500 se vuoi rischiare, rustico, ma stai su quella categoria lì, FAO, non spostarsi su 200-300. Irrigazione, ma quando? Dobbiamo entrare nell'ordine delle idee che se c'è la necessità si entra dentro anche a metà maggio, fine maggio. Perché? Allo stadio di 8-10 foglie visibili, praticamente in BBCH 19, fine 18-19, BBCH 19, è lì che avviene la differenziazione della spiga, da infiorescenza maschile e 7-8 giorni dopo quella femminile. Se manca l'acqua lì, ne andiamo a risentire per quanto riguarda i quintali, oltre che il punto sanitario. Perché per quanto riguarda il frumento, la questione sanitaria è dovuta al clima, è dovuta ai parassiti. Per quanto riguarda il mais, diciamo che a livello sanitario noi riusciamo a contenere con le buone pratiche agronomiche i problemi fitosanitari del nostro mais, al di là dei diserbi. Per cui non far andare mai in stress il mais, soprattutto in questo periodo. La fase più importante non è solo la fioritura, è importantissima anche quella, ma a 8-10 foglie dove c'è la differenziazione dell'infiorescenza, lì è una fase importantissima. Dobbiamo tenere in considerazione questo. Come dall'immagine possiamo vedere che nelle fasi principali, qui a quasi missione pennacchio, diciamo a fine seconda sottofase di levata, quasi in missione di pennacchio, c'è la maggiore punta di richiesta giornaliera di millimetri, però già alla fase delle 8-10 foglie vere, già 4-5 mm al giorno li fa fuori il nostro mais. Per cui dobbiamo stare molto attenti, non dobbiamo fargli mancare l'acqua in questo momento. Vabbè, qui abbiamo gli insetti, i principali sono gli elateridi e il ragno rosso nel periodo estivo, nel momento in cui abbiamo delle temperature importanti e periodi siccitosi, non ci sono tanti prodotti, abamectina, non dire che tiriamo fuori i nomi commerciali, non sono tanti prodotti, abamectina, solitamente esce alla volta di fine giugno, metà luglio, e questo è un grosso problema, la diabrotica. La diabrotica negli ultimi anni è stata uno dei problemi maggiori per quanto riguarda la produzione dei nostri mais. Perché? La diabrotica ha una generazione unica, ma crea due danni differenti. Nella prima parte va a intaccare le radici, che poi nella fase
ce ne accorgiamo subito nella fase fine seconda sottofase, inizio seconda sottofase di levata, per cui grosso modo diciamo a 10-15 di giugno, quando noi magari andiamo ad applicare una nostra irrigazione, dove abbiamo il nostro mais che è nella fase più vitrea, lui massima spinta nella fase più vitrea, se manca la radice, manca, perché ha tutte radici superficiali, manca la radice, manca l'accumulo di sostanze nutritive, al primo problema va in stress, oltre al fatto che già con l'irrigazione per dispersione con rotolone lo fa rovesciare perché manca l'apparato radicale, ti crea la classica ginocchiatura. Questo è il danno che ti fa sulla radice. L'altro danno importante è quello che ti fa sulla seta, quando c'è in fioritura. Cosa succede? Va a mangiare la seta, interrompe la fecondazione, ti crea, praticamente non ti fa fecondare i ranghi della nostra pannocchia. L'altro insetto importante è la piralide. Allora, per quanto riguarda i trattamenti, qui chi fa mais ormai l'ha messo in preventivo nelle nostre parti di trattare per questi due parassiti. Allora, se dovessimo essere precisi, c'è una differenza di intensità di danno tra la piralide e la diabrotica per me di 20-25 giorni, ovvero il massimo, il periodo giusto secondo me per andare a trattare la diabrotica è all'incirca 15 giorni prima rispetto alla piralide, dalle prime ovature della piralide. È chiaro che noi non possiamo, il trattamento non possiamo farcelo noi, a meno che non abbiamo un trampolo. Andare a chiamare due volte il terzista, entrare due volte per il trampolo, risulta essere oneroso a livello economico. Si tende a fare un trattamento unico alla comparsa delle prime ovature della piralide e si fa sia il trattamento per la piralide che per la diabrotica. In commercio ci sono diverse tipologie di prodotti, i principali sono il combi pack Coragen BioVount, 100 grammi di Coragen, 100 ml di Coragen, 250 di Avount, quello copre l'Avount la diabrotica e il Coragen la piralide. Se utilizzato da solo, in etichetta porta fino a 150 ml, mentre per quanto, oppure c'è un altro prodotto che è l'Ampligo, anche quello fa tutte e due. Allora, perché è importante trattarli? Perché? Perché questi due insetti creano forte stress alla nostra pianta, oltre a danni quantitativi, portano la nostra pianta a forti stress, per cui è più facile che la nostra pianta sviluppi problemi di muffe, grosso problema delle nostre zone, le micotossine. Questo è un altro insetto che sta uscendo fuori sempre di più, che è la cimice asiatica, che ha creato dei danni importanti. Dalle nostre parti non molto, però verso Cremona, verso Bergamo, Brescia, due anni fa, non quest'anno, ma due anni fa, ha avuto parecchi problemi. Questi insetti portano stress alla pianta. La pianta purtroppo crea delle patologie fungine che si manifestano in poi micotossine dannose per noi, per la nostra salute, e anche perché il nostro prodotto viene deprezzato parecchio. Micotossine quali sono? Vengono prodotte dall'aspergillo, dal marciume rosa, dal marciume rosso. Diciamo che la malattia principale da noi sono il carbone e l'aspergillosi. Questa è l'aspergillosi, una pannocchia, questo è il carbone. Questo è il marciume rosa e il marciume rosso. La differenza, sembrano molto simili, ma la differenza la vediamo che il marciume rosa ha delle striature, sembra quasi più polverulenta, ha delle striature che vanno a coprire la parte centrale della cariosside, al contrario del marciume rosso. Poi abbiamo l'emitosporiosi,
che crea queste necrosi del nostro mais sulle foglie, foglie importantissime perché accumulano e ci aiutano con la fotosintesi per l'accumulo delle nostre sostanze, per l'ingrossamento della spiga delle cariossidi, per cui per i nostri quintali, e la ruggine. Le concimazioni per quanto riguarda il mais. Per quanto riguarda il mais, irriguo, parlo, abbiamo la possibilità di avere 280 unità di azoto a ettaro utilizzabili, suddivise in, secondo me, sempre concimazione di fondo, prima della semina, o durante la semina, magari con un biammonico 18-46, e poi intervallato con un'urea a lenta accessione, col girello, con la spagniconcima girello, e un passaggio a urea in sarchiatura per chi ha il sarchio. Il mais ha bisogno di mangiare. Oltre che a lavorare con l'acqua, ha bisogno di mangiare. Perché l'anno scorso abbiamo avuto delle produzioni record? Se andiamo ad analizzare bene le temperature medie della nostra estate l'anno scorso e l'umidità, ci siamo accorti che rispetto agli altri anni avevamo degli sbalzi di temperatura relativamente importanti rispetto alle nostre zone tra la notte e il giorno e delle minime e delle massime giornaliere non altissime. Avevamo, infatti, io non mi ricordavo un'estate così, ho dormito anche abbastanza bene, se devo essere sincero, rispetto alle nostre parti, perché da noi di solito di giorno 35-36 gradi, umidità pazzesca, e di notte 33-34 gradi, da morire dal caldo. Cosa succede? Il mais non si è mai fermato di lavorare. L'anno scorso avevamo delle notti da 24-25 gradi e il giorno da 32-33. Il mais non ha mai smesso di lavorare. Avere un mais che lavora, non dico 24 ore su 24, ma quasi, è un mais che ti produce i quintali. Se l'anno scorso avessimo avuto delle notti come abbiamo negli ultimi anni, con temperature elevate, e delle giornate con temperature superiori ai 35-36 gradi, il mais non faceva quei quintali lì. Non avrebbe mai lavorato così. Bene, vediamo, c'è misero, ho già fatto quasi un'ora. Finiamo due secondi la soia, anche perché la soia è una coltura sempre più strategica nelle nostre zone, sia da fare in primo raccolto che in secondo raccolto, anche perché a Milano anche oggi ha fatto più di un euro, il mercato è impazzito, siamo la soia, siamo sopra i 50 euro al quintale, 51 adesso visto Milano. Qui possiamo vedere il ciclo vegetativo della soia, sempre la nostra fase vegetativa, poi dalla fase riproduttiva R1 in poi, dove c'è l'inizio della fioritura con la formazione di bacelli. La semina. Diciamo che la semina dalle nostre parti solitamente viene fatta con la seminatrice o anche da mais, seminata a 45-75. Basta cambiare i dischi, lo sappiamo tutti. Però per la tipologia di pianta, soprattutto sulle semine secondo raccolto, ormai è la normalità vedere la soia seminata con la stessa intensità del frumento. Ovviamente la soia ha i suoi cicli, ha il suo gruppo di maturazione, abbiamo delle soie più precoci, per cui partendo da i 0+, ha delle soie più tardive, dei gruppi più tardivi, mi viene da pensare alla classica Deca Big, che è una delle più tardive. E l'importante è, a mio avviso, comunque, indipendentemente dalla varietà e della tipologia di semina che noi andiamo a effettuare, che almeno prendere indicativamente, come abbiamo detto prima, sul frumento per me dalle 400 alle 450 spiga il metro quadro, culmi il metro quadro, per cui spiga il metro quadro. Sul mais dalle 7,2 in poi piante al metro quadro, sulla soia almeno stare sulle 40 piante al metro quadro, come riferimento, diciamo. Qui andiamo a parlare di diserbo. Diserbi, anche sulla soia, negli ultimi anni, l'ha fatta da padroni, diserbi pre-emergenza. Perché? Vedi, perché la soia, gli crea meno problemi la soia,
un po' si brucia con gli riserve post emergenza, anche se abbiamo visto che tanti problemi non c'è. Vedi che perché abbiamo problemi sempre di più anche di resistenze, soprattutto sugli amaranti, ma anche perché riusciamo ad avere un risultato importante con il riserve per emergenza. Qui i riserve per emergenza, i nomi commerciali sono tanti, però a mio avviso quando tu vai ad applicare come miscela un clomazone a 3 etti più un metribuzina a 2,50 riesce a fare una miscela che a mio avviso è perfetta per i nostri terreni. Dopo è chiaro che il clomazone e anche il metribuzina, quel polo andiamo a tarare in base alla tipologia di terreno che abbiamo. Questo per quanto riguarda il preemergenza. Se abbiamo problemi anche di abutilon, nulla vieta di aggiungere un pochettino anche di pendimetalina all'interno, il classico stompacqua. E questo per quanto riguarda il diserbo preemergenza. Per il diserbo post-emergenza, anche lì l'importante è prendere le piante infestanti nei primi stadi. Non serve aspettare tanto che la nostra soia sia cresciuta. Basta che abbia buttato fuori la prima trifogliato che sia lì per entrare dentro. Perché se ci scappano le erbe infestanti anche di 4-5 giorni, tempo permettendo ovviamente, sarà veramente difficile pulire il nostro terreno. E i diserbi più utilizzati dalle nostre parti, le miscele, sono due. Una è il Corum più Dash e con un po' di Harmony, e l'altro è il Tuareg più Harmony, proprio parlando in maniera spiccia. Il Corum 1,9 litri più mezzo litro, 0,3-0,4 di Dash. Il Dash è il suo bagnante, stesso discorso che avevamo fatto prima per quanto riguarda l'Ussar Max. Il Corum va dato col suo bagnante. Mentre per quanto riguarda l'Harmony, il Tuareg, un litro di Tuareg e l'Harmony sono le classiche bustine che conosciamo tutti, vai dai 8 ai 12 grammi, dipende dalla tipologia di infestanti che abbiamo. Attenzione per quanto riguarda la questione azoto su soia. Allora, la soia sono ammessi 30 unità di azoto, ma da distribuire a coltura non in atto, per cui quando non c'è emergenza. Ci sono dei bagnanti in circolazione che servono, che fungono da antistress e da adesivi per quanto riguarda i nostri trattamenti, che sia diserbo che sia fungicida, che sono registrati sotto forma di concimi. Per cui, quando voi andate a fare un diserbo sulla soia post-emergenza, state molto attenti a questo. Perché? Perché se andate ad applicare un bagnante che ha una componente di azoto dentro, non scaricatelo su un'altra parte, perché in teoria non potete. Pochi ci fanno caso a questo, però bisogna leggere le etichette. Un'altra cosa importantissima che mi sono dimenticato, che mi è venuto in mente adesso, è anche per quanto riguarda la questione quantitativi, state molto attenti. Se utilizzate dei trattamenti che hanno dei quantitativi fissi, non variabili, a ettaro, mi viene da pensare un fungicida per il frumento, dose ettaro, 1 litro, comodissimo. Se uno dice ho 10 ettari di frumento, benissimo, prendo quello che ha dose ettaro, 1 litro, non mi avanza niente, sono a posto. Attenzione, leggete bene le etichette, state attenti alle buffer zone o se avete dei corpi idrici intorno a voi. Perché se c'è uno pignolo che vi fa un controllo,
lui ti va a quantificare la superficie escludendo le buffer zone e rischi di avere un dosaggio superiore in base alla superficie che hai. Per cui ponete molta attenzione alle etichette. Ci sono prodotti che portano 5 metri dei corpi idrici, ci sono prodotti che ne portano 10, ci sono prodotti che ne portano anche 15. State molto attenti a questo. Poi che dire? Andiamo qui. Poi... Ah, per quanto riguarda la soia di secondo... Ah, per quanto riguarda, sempre tornando al discorso dei diserbi, tutti questi che vi ho detto sono della soia, diserbo pre-emergenza, post-emergenza, vado ad intaccare sostanzialmente le dicotiletoli. È chiaro che poi noi andremo ad intervenire successivamente, anche più avanti, con il diserbo, il graminicida, le erbe infestanti più presenti nella soia in quel periodo lì sono il giavone e la sorghetta. La sorghetta è più difficile da eradicare, deve andare a dosaggi più alti, e il giavone diciamo che è un pochettino più semplice. Fate molta attenzione per quanto riguarda la soia e il secondo raccolto anche i giorni di carenza. Perché? Perché ci sono diserbi che hanno, per esempio, mi viene da pensare, il corum a 90 giorni di carenza. Invece il tuareg ne ha 60. 90 giorni sembrano pochi, ma su una soia di secondo raccolto sono molti. Se noi andiamo a seminare ai primi di giugno, poi lei metti che con le temperature in 3-4 giorni esca. Andiamo ad applicare un diserbo che ha 90 giorni di carenza, attenzione perché con le nuove varietà di soia che ci sono adesso non andiamo più a raccogliere la soia a novembre o a metà ottobre o a fine ottobre, anticipiamo di molto, per cui cerchiamo di stare attenti. Mi viene da pensare, magari utilizziamo un diserbo che ha 60 giorni rispetto a 90. Anche per esempio, soprattutto per i graminicidi, perché i graminicidi lo vai a fare quando la soia è già uno stadio più avanzato. Andare a fare un graminicida che ha 60-90 giorni, poi fai fatica a giustificarlo su quaderno in campagna. Per cui l'importante è, al di là delle buone pratiche agronomiche che facciamo, leggiamo bene le etichette, sia le buffer zone che i giorni di carenza, ma soprattutto anche alla miscibilità dei prodotti. Il tuareg, aspetta che stavo guardando, non ho capito bene la densità delle piante nel metro quadro. Allora, aspetta che guardo. Oddio, è possibile utilizzare 280 unità di azoto? È possibile utilizzare più di 280 utilità di azoto? Meglio che non risponda. Meglio che non risponda, perché in teoria no, non si può. In pratica non si dovrebbe. Dopo, se qualcuno vuol dire la sua, siamo qua. Il tuareg, per quanto riguarda il tuareg, ma sai che secondo me, adesso io voglio andare a controllare, ma secondo me il tuareg non ha 90 giorni, anzi il tuareg non ha neanche giorni di carenza. Il tuareg new nuovo non ha giorni di carenza. Dopo voglio andare a vedere l'etichetta, ma adesso c'è solo il tuareg new. Non dovrebbe avere giorni di carenza. Per quanto riguarda l'amaranto resistente, sì, è meglio fare il diserbo pre-emergenza. Ci sarebbero anche dei principi attivi che funzionano abbastanza per l'amaranto resistente. C'è un prodottino adesso che si chiama Valley. 3 anni fa c'era un prodotto che ho provato a casa di un cliente, si chiamava Fox, poi l'hanno revocato, della Dama,
però era un prodotto che dovevo andare a casa del cliente e dire lo vuoi fare, sei sicuro, però poi prendi su e vai 15 giorni in montagna e non sta neanche andare più a vedere la soia, perché gli dava, cioè la soia era nera, riusciva a resisterlo, però la soia era nera. Per me è l'unica cosa adesso fattibile per poter gestire la questione amaranto, per me è fare il preemergente. Mais deceroso, energetico, opportuno lo stesso fare il trattamento contro la piralide. Allora, a livello agronomico male non gli fa, sono sincero, male non gli fa. A livello economico non mi sento di dire, ecco esatto, soldi per niente. Cioè è inutile che ci giriamo intorno, bisogna dire le cose come stanno. Lo vai a raccogliere, quest'anno eravamo abbastanza avanti, il punto di ceroso, lo vai a raccogliere a cavallo di Ferragosto o appena dopo Ferragosto. L'unico problema che ti può porre è se c'è un forte attacco di piralide, arriva una gran sventagliata, te lo rovescia giù, ma con le trincia che ci sono adesso ho visto tirare su del mais trinciato, cioè del mais che era rullato completamente a terra. Due parole sul pisello proteico. Sì, beh, due parole sul pisello proteico. Allora, per quanto riguarda il discorso diserbo, è simile, diciamo, alla soia. Ovvero, a mio avviso, anche lui, la questione dell'azoto, 20-30 unità come con la soia per quanto riguarda la concimazione del pisello proteico. Per quanto riguarda la questione diserbo, diciamo che va più o meno trattato, almeno quei pochi che ho avuto io, anche perché c'è stato il boom 2 anni fa almeno dalle mie parti di pisello proteico, poi pian pianino è andato a calare, perché venendo anche dai 2 anni disastrosi che ci sono stati, lasciando stare il 2019, ma il 2018 e il 2017, dove abbiamo avuto dei fortissimi attacchi di antracnosi, dove il nostro, cioè il pisello, la maggior parte di quelli che hanno fatto pisello proteico hanno raccolto pochissimo perché si è fulminato tutto da antracnosi. Diciamo che per quanto riguarda la questione diserbo, stessa tipologia del post emergenza, corum più das come la soia. Per quanto riguarda lì, bisogna stare più attenti, bisogna porre più attenzione per quanto riguarda la questione insetticidi contro afidi e lepidotteri, in poche parole. E lì fai con un classico landa cialotrina, comunque un piretroide. Però il pisello proteico, vedo in provincia di Rovigo nostra, è calato molto rispetto a, a parte l'anno scorso che ha avuto delle rese buone, ma 2 anni fa è calato di molto. Per quanto riguarda la soia, che mi sono dimenticato prima, la soia in EFA, chi ha la soia in EFA, è chiaro che non si può diserbare, l'unico diserbo ammesso è il metribuzin in pre-semina. Punto. Dopo non si può fare altro. Solo in pre-semina. Per quanto riguarda poi, che adesso mi viene in mente un altro problema che vedo in giro anche o a casa mia o dei miei clienti, la questione equiseto su soia. Per quanto uno prova magari a fare della rotazione, comunque è dei campi che ti trovi dei problemi di equiseto. L'equiseto, l'unica cosa è o rischiare e utilizzare, c'è un prodotto per quanto riguarda, è un diserbo, diciamo, che va fatto 20 giorni prima della semina, che è una componente di glifosato, una componente ormonica, che li limita il problema, se no... L'unico diserbo è Zappatox 500. C'è niente da fare. Ci vai dentro e sarchi e basta. Poi,
se qualcuno ha qualche altra domanda, beh, potete anche parlare, dite la vostra, perché sennò qua, aspetta che io ho finito comunque, aspetta che tolgo il salvaschermo. Sì, ecco, se qualcuno vuole intervenire adesso è un momento. Sì, no, perché sì, se ho detto qualche cavolata, ditelo, perché non è che sono giovane, ho pestato poca terra. Se ho detto qualche cavolata, ditela. Come si fa qua a chiamare? Stop share. Gianluca, il discorso Tuareg. Sì. Ho verificato adesso. Hai ragione, sì. Insomma, no, non è riportato sul new. Allora, sul Tuareg new, l'unico che ho utilizzato adesso, non ha carenze. Infatti io, se devo essere sincero, lo consiglio come diserbo per la soia di secondo raccolto, perché mi va a togliere tutto quello che può essere la questione giorni di carenza. Questo non lo sapevo. Come l'Harmony. Anche l'Harmony, se tu vai a guardare l'Harmony, anche lui non dovrebbe avere giorni di carenza. È vero. Mentre il Corum ha la carenza. L'Agile per le graminacee dovrebbe avere, se mi pare, 90 giorni, mi pare, l'Agile, e 40 giorni e 60 giorni Leopard. L'Agile da un litro e due per il giavone normale a 2 litri massimo se hai della sorghetta da rizoma, e stessa roba Leopard a 2 litri se c'hai solamente il giavone, 2,5 litri se c'hai la sorghetta. Ci sono altre domande dal pubblico? Tante cose comunque si riescono a evitare con le buone pratiche agronomiche comunque. Soprattutto la questione sanitaria anche del mais, cercare di non fargli fare stress a livello idrico, a livello parassitario, e dopo è sempre questione del clima. Ti arriva una grandinata, ti arriva un vento forte, tutto quello lì va a inficiare sulla questione sanitaria. La pianta va in stress, ha avuto un danno meccanico, ti entra dentro di tutto, su qualsiasi coltura. Ecco, una riflessione personale che vedo, insomma, negli ultimi anni da noi. Noi non facciamo molto frumento. Qui io sono tra Padova e Vicenza, insomma, sì. Zona quasi alta padovana. Però appunto vediamo che, non so se mi sbaglio, se lo notate anche voi, il mais, per chi fa mais, per quanti input tu gli dai, hai anche una soddisfazione alla fine, insomma. Se tu fai le cose fatte bene... Il mais, per chi è professionista, ha una coltura, esatto, da reddito. Sa, esatto, dirla sua al giorno d'oggi. La soia, diciamo, è un po' un'incognita. Perché per quante cose fai fatte bene, ha la sua stagionalità, sente molto le zone sabbiose, insomma... E sente molto la temperatura, a mio avviso, perché a parte l'anno scorso, che l'anno scorso non è un anno da prendere in considerazione a livello quantitativo, perché di anni così ne capiteranno una volta ogni... Io mi auguro che capiti ogni anno, per l'amor di Dio, con questi prezzi qua anche. Però un anno così difficilmente ricapiterà ancora. La soia soffre, che abbiamo visto negli ultimi anni, del problema delle alte temperature, che va in stress ormonale a metà luglio, anche la famosa sindrome del stero verde. Ricaccia, va in stress ormonale, non torna, riparte di nuovo e poi non riesce più a defogliare. È sempre più difficile andare a trebbiare quando hai quelle sindrome lì, con delle umidità buone. È più facile trebbiare di fagioli che altro, se riesci a trebbiarla, e c'è stata gente che invece ha dovuto trinciare sotto. Per cui, a mio avviso, sì, il mais, per chi è bravo, è una cultura che fa reddito. Sì, che dà soddisfazione, insomma. Sì, sì, sì. Quello. Ah, poi anche il frumento, sì, anche quello va molto a stagione, mi sembra di capire. Primavera siccitosa, piovosa, l'inverno... Sì, però il frumento anche lui è la sua, da dire. Sì. Noi allora, io girando e facendo anche l'altro lavoro che faccio, fare un po' di perizie in giro, noi provincia di Rovigo non abbiamo da imparare
dovevi imparare da pochi a fare il frumento come lo facciamo noi, sia in termini quantitativi che anche qualitativi. Perché già se ti sposti nel Mantovano, ti sposti nel Cremonese o nell'Odigiano, o comunque pianura padana, che riescono a fare in provincia di Rovigo, cioè che riescono a fare i quintali che riusciamo a fare noi in provincia di Rovigo e la qualità, non sono in molti. Non sono in molti. Per cui la cultura del frumento è una cultura strategica. Il mais, a mio avviso, è una bellissima cultura e da reddito. Sarebbe da reddito anche la bietola, a me piace tantissimo. Cioè, perché? Perché siamo di Rovigo. Cioè, è inutile che ci giriamo intorno. La bietola è una cultura stupenda. È che è difficile farla. È difficile farla perché ogni anno ci cavano via parecchi prodotti. Fortunatamente la genetica a livello, lo studio a livello di seme ci dà una mano, però anche per esempio quest'anno, che è l'ultimo anno del Mancozeb, l'anno scorso Copro Bio, comunque tutti noi avevamo improntato la linea, dopo che ci avevano tolto il clorto-SIP, per la linea per la difesa della cultura della bietola col Pancozeb e il Mancozeb. Quest'anno è l'ultimo anno. Già del fatto che l'anno scorso avevamo fatto un incremento sui dosaggi di etichetta, per esempio il Pancozeb, se uno va a vedere la bietola, chi fa bietole, è sempre stato a 3 interventi 2,1 kg. L'anno scorso avevamo fatto una deroga per portarlo a 10,8 kg, per cui i classi 3 interventi e 3,7 kg, mi pare. Sì, adesso non so neanche la calcolatrice. Comunque 3,7 kg. Che poi, se devo essere sincero, quando andavo da qualcuno per cercare di allungare la protezione, diciamo, se ne aveva la possibilità, gli facevo fare 4 interventi a 2,8 kg, che praticamente, se uno fa il conto, sono sempre i 10,8 kg di materia prima, di principio attivo. Quest'anno non c'è questa deroga ed è l'ultimo anno del Mancozeb. Per me non ci sarà, perché sicuramente le ditte che hanno fatto il prodotto, e sapendo che non va utilizzato solo per le bietole, ma anche mi viene da pensare alle noci, mi viene da pensare ai frutteti, e sapendo che è un prodotto che va in revoca quest'anno e per l'utilizzatore c'è, lo può utilizzare al massimo fino al 4 gennaio del 2022, non darà mai una deroga, difficilmente la darà, per cui ci troviamo ad avere il quantitativo da etichetta comunque più basso rispetto all'anno scorso. Ed avere un ultimo anno un prodotto che ci dà una mano a curare le nostre bietole. Per cui sì, a me come culture piacciono tantissimo il mais, la bietola e il frumento. La soia negli ultimi anni, con i prezzi che ci sono e con i quintali che si riescono a fare, male non fa, soprattutto per i secondi raccolti. Però anch'io sono un amante del mais, sono sincero. A me il mais piace tantissimo. Posso fare una domanda? Sì. Ecco, volevo chiedere, rispetto al mais, mais è sempre d'aceroso energetico, quindi classe 700. A livello di semina è più opportuno provare lo stesso ad anticipare, o valgono quelle osservazioni che aveva detto prima lei? Dipende. Se il clima lo consente, è un terreno medio impasto, argilloso, per cui un terreno caldo e forte, si può anche anticipare. Dipende tutto dal clima. Se hai delle temperature basse, secondo me non ha senso. Dopo da un 700, dopo dipende tutto dall'ibrido che uno ha. Comunque da un 600-700 cambia 3-4 giorni. Hai dei 600 da 130 giorni, di 700 da 135. Ecco, che periodo intende lei per anticipare? Cioè adesso, per una simile precoce, quindi quando sarebbe per un 700? Allora, a mio avviso, per me, quando sei l'ultima settimana di marzo. L'ultima settimana di marzo? Sì, l'ultima settimana di marzo. Anche perché gli ibridi che ci sono adesso hanno uno stay green talmente tanto accentuato, dove mantiene verde la pianta fino all'ultimo. A mio avviso, andare a anticipare ancora di più si rischia. Si rischia per la questione volatili, si rischia per la questione lateridi. Ti capita un periodo freddo, fanno dei grossi danni gli lateridi. 2 anni fa ho visto dei grossissimi danni.
perché chi magari ha seminato a marzo, ad aprile, aprile è stato freddo, maggio non ne parliamo, il mais è uscito lentamente, ho visto il mais prendere qualsiasi tipologia di colore, dal giallo al rosso, al viola, al prima di tornare al verde. Lo vedevi che era un mais che ha fatto fatica. Per cui dipende tutto dal tempo. Però io, a mio avviso, secondo me, quando vai a massimo al 20, 23, di ultimi 10 giorni di marzo, per me è una delle semine giuste, in base al tempo. Dopo, ripeto, se è un terreno sabbioso, aspetta. Conviene aspettare. Qualcun altro? C'è qualcuno che aveva fatto un paio di domande in chat, magari? Due. Adesso ci do un'occhiata. Allora, per quanto riguarda la bietola, no, non ci sono le quote, ti devi fare socio Copro B. Dopo quello sono cose che sa più un tecnico della Copro B, in teoria ti dovresti fare socio. Dopo non so se c'è qualcuno qui che fa bietole, che magari non sa meglio di me. Allora, per quanto riguarda l'apparato fogliare della bietola per il 2022, cosa si può fare? Bella domanda. Un po' di rame, l'utilizzo dei fosfiti, perché il fosfita è, viene da pensare, quello che facciamo di solito, utilizzare un fosfita all'interno di un trattamento, perché va a irrigidire, intanto va a tira meglio il trattamento la pianta, la bietola, e poi va a ispessire quella che è la lamina fogliare, rendendo un pochettino più difficile l'entrata della cercospora. Però bella domanda, come si farà? Boh. Perché il clorotossip l'hanno tolto, il mancozeb lo tolgono quest'anno, l'enovit metil secondo me non è che abbia tanta vita, non lo so. Millimetri irrigazione corretta per il mais. Oh, bella domanda. Dipende tutto dal terreno che hai. Cioè, sappiamo che l'apporto principale ce l'hai nel momento della fioritura, quando hai immissione pennacchio. Qualcuno dice che non serve essere socio per la barbabietola. Bene. Che va a, diciamo, la pianta beve 7-8 mm al giorno. Dipende tutto dalle piovosità che nel periodo e anche dalla temperatura, perché se hai delle temperature elevatissime, mi viene da ricordare il 2012, quando avevi le temperature altissime, tu avevi annata siccitosissima, tu avevi l'irrigatore, andavi anche, avevi la possibilità di irrigare perché magari avevi l'acqua, ma la pianta non la tirava. Andarti a dire di preciso quanti millimetri effettuare, faccio fatica, sono sincero. Magari se c'è qualcuno all'interno che vuole parlare, che vuole rispondere, però a mio avviso bisogna vedere in base al clima che hai, oltre che la tipologia di ibrido. C'era qualcuno che chiedeva tempi e modi di irrigazione consigliati per la soia. Anche qua, insomma, anche a me interessa come capire se la soia va in stress, quando. E allora, adesso io non lo so, questa prendila con le pinze. Dopo, se qualcuno, magari se ho detto una cavolata, io è quello che ho visto un po' in giro.
a me è quello che consiglio un po' anche quando vado a casa di qualcuno. Io preferisco far soffrire un pochettino di più la soia piuttosto che darne a oltranza di acqua. La soia, a mio avviso, proprio in dialetto, bisogna che la tira le reci un fiato. Perché irrigare troppo, mantiene troppo, va a buttare più sulla foglia rispetto che al bacello e rischi veramente, come ha detto uno, su soia ho visto maggiore produzione su non irrigua o con una sola irrigazione rispetto a chi irriga due o tre volte. Per cui a me piace soffrire, o quando vado a casa della gente, di far soffrire un pochettino la soia. Dopo è chiaro, non bisogna lasciarla morire. Però preferisco farla soffrire un po'. Beh, non c'è nessuno che fa ste culture qua che dice la sua. Roba. Dai, avrò detto sicuramente... C'è qualche novità per quanto riguarda repellenti sul mais, per uccelli? Che bella domanda. Novità. Le ditte sementiere, ognuno dice la sua. È chiaro che dire repellente ormai... L'unico repellente che si poteva dire che aveva l'effetto di repellenza era il mesulo. Diciamo che vanno tutti, tutte le ditte sementiere, dico, ognuno dice la sua, ma vanno tutti per dire, guarda, la mia concia ha un fungicida e una base di concimazione dove velocizza l'emergenza del mio seme e ha un effetto, non ti dice no, non lo mangia, ha un effetto di starter più veloce e lo dicono repellenza, però alla fine non esiste repellente, non ce l'ha un repellente, ognuno ha la sua, la Decalb ha la sua, la Pioneer ha la sua, io non voglio parlare bene di uno o dell'altro. Ho visto in generale delle differenze l'anno scorso, dopo che era il primo anno che non c'era più il Mesurol, però non mi sento di dire una è meglio dell'altra. Hai capito? È chiaro che ci sono varie tipologie di conce, però dirti repellente puro come il Mesurol non c'è. Si parla di concimi, miscela tra concimi e fungicida. Tutto qua, per effetto starter. Questo è il discorso. Dopo, se qualcuno in azienda ha avuto delle divergenze tra ditte sementiere di conce, io le ho viste in giro l'anno scorso, sarà stato un caso, però non voglio parlare né male né bene di nessuna ditta. Anche stasera ho detto dei nomi commerciali che sono dei nomi che sentiamo tutti, che i tecnici, qualsiasi tecnico che viene a casa nostra gli espone. I principi attivi sono sempre quelli, il nome commerciale è sempre quello. C'è chi vanno bene tutti, soprattutto sui diserbi. È chiaro che in base alla tipologia di erba infestante che uno ha, uno è più selettivo su un'erba rispetto a un'altra tipologia. Pari in base a quello che... Bisogna andare in campagna e guardare come è messo l'appezzamento. KVS dice di non irrigare se non al momento della spiga. Ma su che ibridi? Su che classe? Soia. Allora sì. Può essere. Ripeto, io sono uno che vuole farla soffrire un po'. Non sono un amante delle irrigare, anche perché se irrighi una volta sola, magari a metà giugno, a fine giugno, e magari ti capita che ti venga una pioggerellina ai primi di agosto, sei già bella che a posto. Non...
Sono battuto sulla gamba, diciamo, sulla foglia. Sì, sì. No, ma questo constatato, diciamo, in campo. Sì. Mais da trinciato fa differenza a 45 piuttosto che 75. Io non ho visto grosse differenze. Quando hai una pianta, quando hai il tuo investimento a ettaro sufficiente, le tue piante al metro quadro, non ho visto grossissime differenze tra semina 45 e semina 75. Sono sincero. E Gianluca, cosa ne pensi del Corit come cuncia per il mais? Cioè come repellente, diciamo. Può funzionare o no? Perché qualcuno dice che funzioni, ma... Penso che è uno di quelli che si è comportato meglio rispetto a altri. Cioè hai visto... Non è il Mesurol, ma è uno di quelli che secondo me si è comportato meglio. Perché comunque dovrebbe essere l'ultimo anno questo anche del Corit. Sì, esatto. Sì, sì, sì. L'ultimo anno. Ma vedi comunque qualcosa all'orizzonte, nel senso una volta che toglieranno anche questo, qualche prodotto anche, sì, magari, passami il termine, più, tra virgolette, naturale, come oli essenziali, cose del genere, che possa, sì, che possa durare, insomma, negli anni, perché qua... Sì. Per il momento no, sono sincero. Speriamo che qualcuno si faccia la licenza di caccia. Allora, alla fine è meglio il seme conciato al topo o seme nudo con prodotti microgranulari? Di cosa stiamo parlando? Soia? Di soia? Parli dell'inoculo? Mais. Allora, personale, per me prende, è meglio, alla fine poi dipende da politiche commerciali, perché ci sono delle ditte che ormai lo standard lo fanno solo per chi magari fa del biologico, tendono tutte magari a diminuire la questione del seme standard e spingere sulla questione del seme con... Parlo del Deckard, per esempio, la Celeron, della Pioneer con l'Umiotelka. Però, se devo essere sincero, usare il GEA disinfestante sul microgranulo, secondo me, funziona di più rispetto che solo la concia, cioè il mais conciato è suo. Per amor di Dio, non va male, non va assolutamente male. Se uno decide di acquistare un seme con da dire il Force e fare sul microgranulo un concime starter normale, non va male. Però per quanto mi riguarda, per quello che secondo me ho visto io, conviene fare un gel disinfestante col microgranulo. Dopo, se qualcuno ha... cioè, parliamo ragazzi, lo facciamo tutti il mais, lo facciamo tutti, dite la vostra, cioè alla fine sono agricoltore anch'io. E Gianluca, sulla soia, tra soia 45 e 75, cosa ne pensi? Differenze produttive, gestionali? Allora, differenze produttive... ho visto, non ce ne sono. Differenze gestionali dipende dall'attrezzatura che hai a casa. Punto. Perché se devi passare col sarchio e hai il sarchio da mais e hai solo la seminatrice a 75, dopo se hai una seminatrice che ha gli elementi che si staccano o quelle telescopiche. Sì. Dipende tutto, dipende. Come ho detto prima, se selezioni una soia che ramifica e puoi spingerti a 45, a mio avviso l'importante è che se tu mantieni lo standard più o meno delle 40 piante al metro quadro, ovvero mi viene da dire cos'è 45 per 5, 2, 5, 3, e metterlo giù a 75 per 3, 4, 3, 5 centimetri, mi ho visto che non cambia.
scusa, avevo detto prima, se non ti ramifica, magari mette la ramifica poco a, a 45, se ramifica molto a 75, ma non cambia. A mio avviso, secondo me, la densità di semina che è importante. Ok. No, qualcuno mi aveva, cioè io, noi lavoriamo a, a 45. Sui 75 qualcuno mi aveva parlato di può esserci qualche problema in trebbiatura eventualmente, cioè che la trebbia sei, alcune volte può capitare che fa fatica da essere alimentata, no? Bah, dopo dipende, perché è chiaro che guardando bene, se tu vai a guardare bene le trebbie, le biassali di suo hanno la bocca un pochettino più piccola rispetto alle altre. Poi dipende tanto, che ho visto in trebbiatura, anche dall'umidità. Se c'è una soia che è abbastanza umida, ci vogliono dei cavalli. Vedi proprio la trebbia che fa fatica, che abbia la bocca larga o abbia la bocca piccola, fa fatica se c'è dell'umidità. Dopo di suo la biassiale ha la delicatezza della raccolta, diciamo. Hai meno, tratta meglio il seme in generale. Sì. E quello vuol dire, sia a livello sanitario che anche a livello produttivo, avere delle più mezze. Però non... Sì, se non so, 50. Sì, l'importante è avere le piante a metro quadro. Per differenza di trebbia, non, a mio avviso, non ci sono problemi. Che lo fa la trebbiatura, se è allettata, se c'è dell'umidità, che allora fa fatica. Scusi, ha parlato di cerchiatura della soia, però a me ha sempre sconsigliato in questi anni di farla fare. Ed è da fare, quindi, oppure no? Allora, dipende. Perché? Allora, se ti sono scappate delle erbe infestanti, prima che chiuda la soia, diciamo, piuttosto che ti scappino, che diventino troppo alte, io una cerchiatina la farei. Dopo dipende tutto, però, dall'epoca, cioè dal clima che c'è. Se vieni da un clima secco, andare a muovere ulteriormente la terra e a seccare ancora di più, bene non gli fai di sicuro. Però io la faccio praticare, la pratico anch'io a casa tranquillamente, una cerchiatura, più che altro per una questione meccanica, per se devo pulire se mi è scappato qualcosa con il diserbo, diciamo. È più un'operazione di pulizia del diserbo. E in cerchiatura, ecco, questa è la cerchiatura che ha parlato, sì. Base al clima. Cioè, c'è chi dice che andando a cerchiare si rompono i canali che si fanno sulla terra superficiale, sì. E quindi si evita, cioè si va a creare un risparmio d'acqua, praticamente si evita dell'evaporazione da parte dell'acqua che c'è nel terreno, rompendo lo strato superficiale. Cioè, cosa ne pensi riguardo a questo? È così? Cioè, lo vedi più così o vedi più muove il terreno e si va a perdere, si fa disperdere acqua? Per me, dopo, io lo penso così: se nei momenti secchi meno vai a muovere ulteriormente la terra, e meglio è, e vai a muovere quell'umidità, secondo me. Io lo vedo così. Dopo, se qualcuno... Ma vedo io, cioè, dico, io vedo sui terreni molto forti, vedo, cioè, dove si fanno molti crepi, sì. Vedi che lì si vede che di umidità se ne perde, ecco, dopo. Sì, sì, beh, quello assolutamente. Vai a lavorare sulla... È come quando vai a seminare il frumento, diciamo, con la seminatrice normale o la seminatrice accoppiata all'erbice rotante. Ci sono anni dove te lo puoi permettere di farlo e anni dove non ha senso passare con l'erbice rotante, con la combinata, diciamo, e andare a seccare ulteriormente il terreno. Questo è come la penso io. Dopo, ditemi voi. Sì, ci sta. Posto? Cioè... Gianluca, aumentare la dose di seme ad ettaro sul frumento. Sì. Va a discapito del coefficiente d'accestimento o comunque accestisci sempre quello?
No, allora, in teoria il frumento, in base alla varietà, ha delle varietà con accestimento più forte e accestimento meno forte. È chiaro che tu più quintali butti sul terreno, e diciamo che, a mio avviso, secondo me, va ad accestire leggermente meno. È più seme, diciamo, la spiga che esce fuori, più il seme è la spiga madre, diciamo, quella principale che vai. Io non sono per le alte intensità di semina sul frumento, sono sincero. Al massimo che, soprattutto anche sul duro, al massimo che mi spingo a 22 kg, quello che consiglio, dai 19 ai 22 kg, 23. C'è gente che semina anche a 25, ma a casa, cioè, ci sono delle aziende che dicono: io a casa mia il frumento ho sempre fatto fatica a farlo, ha sempre cestito poco, allora io ne butto molti di più di chili. Ci può stare, può essere, però se devo essere sincero, io non sono per gli alti investimenti, per quanto riguarda, soprattutto se hai dei terreni fertili, che bisogna stare molto attenti dopo, per quanto riguarda la questione degli allettamenti. Se è un terreno che spinge tanto, andare a aumentare la densità di semina, io sinceramente non lo trovo utile. Allora, se non ci sono altre domande, possiamo anche chiudere la serata. A posto per questa sera. Buonanotte. A posto. Bene, allora per questa sera chiudiamo qua. Gianluca, grazie mille, sei stato veramente chiaro e anche... No, sono curioso, non so se ho detto delle parecchie cavolate o no, mi stanno zitti tutti. Allora, secondo me hai spiegato concetti anche in maniera veramente chiara, anche delle cose che magari tante volte possono sembrare un po' complicate a spiegarsi per come sarebbero veramente, quindi le hai estrapolate, le hai rese comprensibili a tutti quanti, anche chi non mastica, diciamo, pane e agronomia tutti i giorni, quindi... Ottima, senz'altro, anzi ci vorrebbero sempre delle serate così, perché si sente poi quando una persona, no, gira per le aziende e tocca con mano ogni giorno la realtà, non solo dalle argomentazioni che ci hai portato anche, ma da come le hai esposte, perché si sente che ti avvicini direttamente proprio l'agricoltore. Quindi grazie mille Gianluca, ringrazio tutte le persone intervenute questa sera. Noi per il momento chiudiamo con questa serata le serate dedicate ad Anga. Mi rivolgo ai ragazzi di Anga, noi ci vediamo tra 2 settimane al Consiglio Provinciale, vi verrà dato comunicazione via mail. Ricordo che Anga ha avviato proprio da questa settimana la nuova campagna associativa 2021, la quota di iscrizione è di euro 20 e per chi volesse saperne di più non esiti a contattarmi. Buonanotte a tutti e grazie ancora. Ciao.